La RAF è percorsa da uno scandalo che mette a rischio la sicurezza nazionale e la vita dei piloti. Secondo i funzionari della difesa, fino a 30 Top Gun britannici, tra cui ex piloti delle Red Arrows, la pattuglia acrobatica nazionale, stanno trasmettendo conoscenze ed esperienze vitali all'Esercito Popolare di Liberazione, PLA, minacciando seriamente la sicurezza nazionale. Non stanno violando le leggi vigenti, ma sono stati messi nel centro del mirino dal ministro delle Forze Armate del Regno Unito, che ha dichiarato che la legislazione sarà presto modificata per impedire ai veterani di aiutare un avversario straniero, in particolare quello che viene definito la nostra minaccia numero uno. Il ministro ha rivelato che coloro che ricoprono ruoli di responsabilità militare, e di remunerazione elevata, sono già stati avvertiti dei rischi che corrono se decidono di aiutare i paesi avversari, per la loro carriera e la loro paga. Nel mentre il controspionaggio indaga e il ministro si prepara a emettere una specifica legislazione che renda illegale aiutare paesi non alleati anche al termine del periodo di servizio. Insomma, basta mercenari britannici al servizio di potenze avversarie. In questo caso,